Ciao amici dei conigli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei rispondere a qualche affermazione che spesso ci sentiamo dire. Spesso ci sentiamo dire il coniglio puzza. No, il coniglio non puzza. Il coniglio per natura è un animale inodore, essendo una preda appunto non deve emanare degli odori che potrebbero attirare i predatori, è quindi un animale estremamente pulito. Il coniglio passa veramente molte ore a pulirsi e anche la sua alimentazione a base vegetale consente appunto al coniglio di non emettere degli odori che potrebbero attirare altri animali predatori. Quindi perché il coniglio potrebbe puzzare? Il coniglio potrebbe emanare degli odori sgradevoli per dei determinati motivi che si legano quasi sempre a dei problemi di salute. La prima motivazione potrebbe essere che il coniglio è entrato nella fase ormonale, quindi si è sviluppato ed è diventato adulto. In natura il coniglio delimita il proprio territorio con feci e urine. Anche in casa il coniglio, una volta sessualmente maturo, ha gli stessi atteggiamenti e quindi può lasciarci in giro per casa delle feci e un'urina dall'odore molto forte e pungente. È in questo caso necessario ovviamente sterilizzare il coniglio e questo odore passerà. Inoltre ha delle ghiandole che consentono di marcare il territorio e servono per avvertire e comunicare appunto con gli altri conigli del gruppo. Anche in casa il coniglio mantiene lo stesso atteggiamento e può marcare oggetti o a volte anche noi con queste ghiandole che si trovano sotto il mento e nella zona anogenitale. Rilasciano un odore che avverte i suoi compagni che quel territorio è suo. Per noi comunque non c'è problema perché non sentiamo questo odore delle ghiandole. Un altro motivo per cui il coniglio potrebbe emanare un cattivo odore è la lettiera sporca. Molte persone purtroppo tengono il coniglio in gabbia e magari in una gabbia poco pulita. È ovvio che le feci e le urine di questi poveri conigli, se lasciati in questa gabbia, possono emanare forti odori sgradevoli e anche il coniglio si impregna di questi odori. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto tenere il coniglio sempre libero per casa e pulire tutti i giorni la lettiera, perché le deiezioni degli animali, come per noi, sanno cattivo odore. Motivo per cui il coniglio potrebbe emanare cattivo odore è magari un problema di salute. A volte può succedere che il coniglio per qualche malattia non riesce più a muoversi bene, non riesce più a pulirsi bene, oppure rimane sulla sua urina o le sue feci imbrattandosi quindi il pelo. È ovvio che in questo caso la prima cosa da fare è portarlo subito da un veterinario esperto in esotici e capire quale tipo di problema è in corso. Tra le varie problematiche di salute che possono avere i conigli c'è anche ad esempio un problema di ascessi. Gli ascessi in particolare ai denti possono emanare un cattivo odore, oppure magari se hanno problemi di denti e hanno una sciallorea, quindi hanno il mento sbavato, una perdita di saliva, anche questo può causare un cattivo odore. Il coniglio, se ben alimentato, quindi con fieno, erba e verdure, se ben tenuto, quindi con la lettiera pulita, controlli veterinari, eccetera, è un animale pulitissimo e Io dico profumato, i miei conigli profumano di fieno, di sedano quando mangiano il sedano, non sento mai cattivi odori, a meno che appunto quando non hanno problemi di salute. È importante quindi ricordarsi che il coniglio è un animale pulitissimo, infatti passa delle ore a pulirsi, e è un animale che odia stare nello sporco. Spero che questo video possa esservi stato utile. E se vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao a tutti!